dal trattato Apparecchio alla morte di Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Filippo II, re di Spagna, stando vicino a morte, si chiamò il figlio e buttando la veste regale che lo copriva, si fece vedere il petto roso dai vermi e poi gli disse: Principe, vedi come si muore e come finiscono tutte le grandezze di questo mondo. Ben disse Teodoreto: La morte non teme le ricchezze, né le guardie, né i vestiti di porpora, e che così dai vassalli come dai principi segue la putredine, cola il marciume, sicché ognuno che muore, ancorché principe, niente conduce seco alla sepoltura. Tutta la gloria resta sul letto dove spira. Quando muore con sé non porta nulla, né scende con lui la sua gloria. Salmo 48, versetto 18. Narra Sant'Antonino che morto che fu Alessandro Magno, un certo filosofo esclamando disse: Ecco, quegli che ieri conculcava la terra, ora dalla terra è oppresso. Ieri tutta la terra non gli bastava, ora gli bastano 7 palmi. Ieri conduceva per la terra eserciti, ed ora è condotto da pochi facchini sottoterra. Ma meglio sentiamo quel che dice Dio. Nel libro del Siracide, il capitolo 10, versetto 9. Uomo, non vedi che sei polvere e cenere? A che ti insuperbisci? A che spendi i tuoi pensieri e gli anni tuoi per farti grande in questo mondo? Verrà la morte ed allora finiranno tutte le tue grandezze e tutti i tuoi disegni. Confronta anche il Salmo 55 al versetto 6. O quanto fu più felice la morte di San Paolo Eremita, il quale visse 60 anni chiuso in una grotta, che la morte di Nerone, che visse imperatore in Roma. Quanto più fortunata la morte di San Felice, laico cappuccino, che la morte di Enrico VIII, vissuto tra le grandezze regali, ma nemico di Dio. Ma bisogna riflettere che i santi, per ottenere una tal morte, hanno lasciato tutto, le patrie, le delizie, le speranze che il mondo loro offriva, ed hanno abbracciata una vita povera e disprezzata. Si sono seppelliti vivi in questa terra per non essere seppelliti morti nell'inferno. Ma i mondani, come mai, vivendo tra i peccati, tra i piaceri terreni e tra occasioni pericolose, possono sperare una felice morte? Dio minaccia i peccatori che in morte lo cercheranno e non lo troveranno. Voi mi cercherete e non mi troverete, Vangelo di Giovanni, capitolo 7, versetto 34. Dice che allora sarà tempo non di misericordia, ma di vendetta. A suo tempo farò giustizia. Libro del Deuteronomio, capitolo 32, versetto 35. La ragione ci persuade lo stesso. Mentre allora un uomo di mondo, in morte, si troverà debole di mente, ottenebrato e indurito di cuore per i mali abiti fatti, le tentazioni saranno più forti. Chi in vita ha assoluto quasi sempre cedere e farsi vincere, come resisterà in morte? Vi bisognerebbe allora una grazia divina più potente che gli mutasse il cuore, ma questa grazia forse Dio è obbligato a darcela? Forse colui se l'ha meritata con la vita sconcertata che ha fatta? Eppure si tratta allora della sua fortuna e della sua ruina eterna. Com'è possibile che pensando a ciò, chi crede alla verità della fede non lasci tutto per darsi tutto a Dio, il quale secondo le nostre opere ci giudicherà? Ah, Signore, e quante notti io misero dormito in disgrazia vostra! O Dio, e in quale stato miserabile stava allora l'anima mia? Era ella odiata da voi ed ella voleva l'odio vostro. Era io già condannato all'inferno, solo restava che si eseguisse la sentenza. Ma voi, mio Dio, non avete lasciato di venirmi appresso e di invitarmi al perdono. Ma chi m'assicura se mi avete perdonato ancora? Avrò da vivere, Gesù mio, in questo timore sino che mi giudicate? Ma il dolore che sento d'avervi offeso, il desiderio che ho d'amarvi, ma più la vostra passione, amato mio Redentore, mi fanno sperare di stare in grazia vostra. Mi pento d'avervi offeso, o sommo bene, e vi amo sopra ogni cosa. Risolvo di perdere tutto prima che perdere la vostra grazia e il vostro amore. Voi volete che stia lieto quel cuore che vi cerca. Primo libro delle Cronache, capitolo 16, versetto 10. Signore, io detesto tutte le ingiurie che vi ho fatte.
Datemi animo e confidenza, non mi rimproverate più la mia ingratitudine, mentre io stesso la conosco e la detesto. Voi avete detto che non volete la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Libro di Ezechiele, capitolo 33, versetto 11. Sì, mio Dio, io lascio tutto e a voi mi converto. Vi cerco, vi voglio, vi amo sopra ogni cosa. Datemi il vostro amore e niente più vi domando. O Maria, voi siete la speranza mia, ottenetemi la santa perseveranza.